Trova il modo di far quadrare i conti anche quando non c'è verso che quadrino. Segna data, ora, nome del richiedente. Digli qualcosa di vago, che gli metta un sospetto. Di qualsiasi tipo. Ce l'avrà un po' di fantasia questo Atenodoro Spastore. Mica possiamo fare tutto noi. Ah no. E allora? Trascrizione della richiesta fatta dell'oracolo ricevuto. Traduci in linguaggio comprensibile i farfugli di una povera pazza. Altro che otto oracoli, altro che otto ore di lavoro. Lavorare meno, lavorare tutti. Andiamo, un bel part-time. 4 ore a me, 4 ore ad una giovane assistente che non vede l'ora di entrare nel ridente mondo del lavoro non pagato. Una giovane dottoranda in vaticinio che non vede l'ora di dimostrare le proprie capacità nell'ars divinatoria e di essere sfruttata fino alla fine dei suoi giorni per un pugno di semolino, scoprendo quando ormai è troppo tardi quanto sia scomodo dormire sugli allori. No, nessuno crederebbe ad una pizza novizia. Tenta la fortuna, grattami la schiena e vinci una nuova vita non tua. Sei solo un povero che rimarrà povero per sempre, inutile bracciante di Dauride. Ora perché prendersela con quel povero disgraziato? Sei tu la loro salvezza, la loro connessione col divino, l'incarnazione di Apollo in terra, tu la stella, l'eterno astro che emana perpetuamente luce nella finta nebbia di questo tugurio che fa da palcoscenico le nostre esistenze. Resto, va bene, resto. Grazie. Oh, marito, sono incinta! Ecco tuo figlio!
Aggiungo te.